Forse non tutti sanno che all'interno di iOS esiste un gobbo completamente gratuito. Il gobbo, per chi non lo sapesse, è quel marchingegno, scorre un testo e io posso leggere se non mi ricordo le parole. Non so se avete visto mai quella pubblicità che gira in rete su quella lì che si dispera: oh, ho dimenticato le parole, quell'altro, per fortuna c'è il gobbo, l'applicazione a pagamento ovviamente annuale, un abbonamento in più. Qui è tutto gratis perché all'interno di Page esiste questa funzione. Non so, magari tanti di voi la conoscono, tanti di voi non la conoscono, ma tanti di voi che la conoscono non la utilizzano. Quindi perché non andare a rispolverare un po' questa vecchia funzione? E lo facciamo subito dopo che vi sarete iscritti ovviamente al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo andiamo a vedere questa interessantissima funzione di iOS. Bene ragazzi, come vedete qui, speriamo che l'assistive touch vada, ecco qua, ogni tanto sbarisce, non so perché, abbiamo Page con un testo, ok, fittizio, qualsiasi cosa fosse, ok, non vi preoccupate. Come faccio ad attivare il gobbo? Molto semplice, lo attivate tramite i tre puntini, ok, e andando sull'iconetto, vedete che c'è un monitor, mostra presentatore, ed eccolo qua, il nostro gobbo è proprio qui sul nostro schermo del nostro iPad o iPhone. Ovviamente l'iPad è più grosso, quindi ragazzi abbiamo più, ok, leggibilità per quanto mi riguarda. Come si fa ad attivare il gobbo? Innanzitutto non so se è già attivato, sì, vedete che cliccando sul tasto sul monitor ovviamente del nostro iPad, vedete che scorre, ok? Vedete che io posso leggere e scorre il testo. Cliccando di nuovo si ferma. Ovviamente posso tornare indietro sia col dito, vi faccio vedere col ditetto, eccolo qua il ditino, vedete, tirate giù col dito su, oppure potete andare ovviamente su e giù col mouse o tramite questa barretta. Ma non è finita qui, perché ovviamente io posso andare a fare altre regolazioni che sono racchiuse in questa lettera, queste doppie A. E cosa sono queste opzioni? Innanzitutto posso andare a cambiare il sfondo e di conseguenza cambia anche il colore del carattere, solamente che ovviamente sul bianco, ma non so, io è abbastanza stancante come sfondo. Qui addirittura posso andare a cambiare il tipo di carattere, quindi il tipo di font, se mi piacesse, quello che ovviamente è di default oppure è stato messo, diciamo, all'inizio. Qui ovviamente vado a, ho anche delle opzioni molto interessanti, perché posso fare il maiuscoletto, posso andare a aumentare l'interlinea e i margini, posso regolare i margini. Torniamo indietro con questa freccetta qui. Qui ovviamente fermo la possibilità di andare a animare il mio gobbo, infatti se torno indietro e clicco sopra lo schermo, il gobbo non si anima. Vado di nuovo nelle A. Vado di nuovo qua e qua ovviamente ho anche la velocità, più vado di là e più aumenta la velocità del gobbo, ok? Vedete che aumenta la velocità, vedete come aumenta la velocità, e se invece vado ovviamente verso sinistra, ok, il gobbo diminuisce la sua velocità. Quindi vedete che è una cosa utilissima, cioè è una, praticamente uno strumento che possiamo utilizzare ovviamente per tutto. Ovviamente non posso modificare ovviamente il mio testo, vado indietro e vado su fine, quindi posso modificare. Perfetto, avete visto com'è facile, ok, facilissimo utilizzare questa funzione in Page, quindi proprio pochi clic per anche attrezzare il tiro, no? La velocità, il font, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere i video che posterò in futuro, le notifiche, non i video proprio a casa, ma le notifiche. Con questo vi auguro ovviamente un buon 25 aprile, ci vediamo alla prossima!